La stracittadina andata in scena al Fattori nel match valevole per la 26esima giornata del campionato di eccellenza laziale Girone A se la giudica il Civitavecchia Calcio 1920 che si impone con il punteggio finale di 2-0 sui cugini della CPC 2005 che comunque hanno messo in scena un'ottima prestazione. Prima frazione alquanto soporifera con la Vecchia che non riesce ad intessere trame offensive efficaci e con i rossi portuali che pur macinando gioco non trovano il colpo risolutore. Al 28esimo infatti è Giovani per la CPC a provare la conclusione della posizione molto defilata sulla sinistra, ma la palla lambisce soltanto il palo. Il Civitavecchia si guadagna al 32esimo una chance su calcio piazzato. Gallo e Laurato scambiano corto il pallone con uno schema molto raffinato che porta alla conclusione Coris, ma il tiro subisce una deviazione e termina di poco a lato. Sugli sviluppi del calcio d'angolo che ne deriva, i nerazzurri esultano a vuoto visto che Coris riesce a insaccare di testa, ma la posizione del compagno prima del cross era irregolare e l'arbitro annulla la rete per fuori gioco. Al 42esimo Laurato Show sul limite dell'area sinistro con il numero 11 nerazzurro che ubriaca di finte i difensori e calcia in porta. Il portiere Chessa respinge corto e il giovane Conforti controlla e prova allora la conclusione, ma il tiro viene stoppato dalla retroguardia della CPC. Al 43esimo ci prova Giambi con la conclusione dal limite a portare in vantaggio la Roa, ma il tiro sfiora soltanto l'incrocio dei pali. Nella ripresa, episodio curioso al decimo, quando sul retropassaggio di piede di un compagno il portiere nerazzurro Somma blocca la sfera di mani in aria e l'arbitro assegna punizione a due. La battuta corta dei portuali porta alla conclusione Ruggero, ma il tiro viene murato. Proprio l'ex nerazzurro Ruggero si renderà protagonista al 21esimo in replica evidentemente a degli improperi giunti dalla gradinata popolare, inveendo contro la tifoseria del Civitavecchia e il direttore di gara segue il regolamento e mostra il rosso diretto al giocatore che lascia in 10 uomini la CPC. La parità numerica però verrà ristabilita poco più tardi, quando Coris interviene con un'entrata in gioco pericoloso su un avversario a metà campo e l'arbitro anche qui estrae immediatamente il cartellino rosso. La gara allora si accende e il risultato si sblocca. È il 35esimo e Tagliabue spedisce in mezzo un pallone per la testa di Vegnaduzzo che svetta più in alto di tutti e trova la zuccata vincente, insaccando il pallone sul secondo palo, proprio dove Chessa non può arrivare per la rete dell'1-0. Passano appena 2 minuti e i nerazzurri trovano il raddoppio, palla recuperata al limite dell'area da Marino che riesce a controllare e calciare al volo, trovando una conclusione magistrale sulla quale Chessa non può nulla, che gonfia la rete sul palo lontano e vale il definitivo 2-0 nerazzurro. Una vittoria che permette ai civitavecchiesi di Camillo di restare agganciati alla Valle del Tevere in terza posizione con 48 punti all'attivo e di accorciare a meno 2 dalla Dispoli, fermato sul 2-2 in casa del Real Monterotondo Scala.
Sconfitta amara invece per i rossi di Mister Castagnari, che complice la vittoria della Sabina scivolano in penultima posizione, rimanendo a quota 22 punti in classifica.